serie bwin, tutti i colori della passione. Per il 40° turno del campionato italiano di Serie bwin, allo stadio Braglia di Modena a far visita alla formazione gialloblu c'è il Grosseto di Ugo Lotti. Una sfida tra due novelle centenarie nate entrambe nel 1912 che in classifica sono appaiate a 48 punti e che sono dunque libere mentalmente, e di questo ne può giovare lo spettacolo caldo permettendo. Arbitro della sfida il signor Di Paolo di Avezzano. Bastano poco più di 120 secondi al fischiatissimo ex Sforzini per portare in vantaggio il Grosseto. Azione sulla fascia, e Sforzini che stoppa il pallone e calcia con il destro e batte Caglioni, esulta verso i propri sostenitori, e rivediamo anche il bel destro dal limite di Sforzini che arriva a quota 20 centri in stagione. Modena 0, Grosseto 1. Reazione modenese all'ottavo di Gennaro in profondità per Cellini. Narciso, bravissimo ad anticipare l'ex Albino Leff, e poi la difesa controlla ed evita il peggio. Intorno al 20° Modena pericoloso, cross di Gennaro dalla sinistra verso Ardemagni, ma Olivi, strepitosa chiusura del centrale toscano che sventa la minaccia. Lampo ospite intorno alla mezz'ora, Alfageme sulla sinistra approfitta di una svarione di Diaguragà che torna sull'argentino, lo salta, entra in area, calcia con il destro, miracolo di Caglioni che evita il raddoppio. Poco dopo Mancino per Alfageme in area di rigore, Diaguragà lo anticipa ma rischia l'autogol. Reattivo e fortunato Caglioni a respingere la disperazione di Alfageme. Rivediamo il retropassaggio di Diaguragà. Modena che risponde, ma dopo Sforzini un altro ex condiziona il risultato. Infatti sale in cattedra Narciso che prima benedice la traversa sul colpo di testa all'indietro di Petras, poi respinge la conclusione a botta sicura di Cellini. Rivediamo la splendida parata. Nel finale di tempo ci provano ancora i padroni di casa con questo sinistro alto però di Ardemagni, ma si va al riposo con il Grosseto avanti, decide il gol lampo di Sforzini. Si riparte con gli stessi 22 in campo e Modena vicino al pareggio al 51°. Cellini, ottimo lavoro di difesa del pallone in aria, il cross per Ceramitano di testa, pallone che però sfiora il palo e finisce sul fondo. Riapprezziamo il colpo di testa dopo la disperazione di Bergoglio. Poco dopo cambio Grosseto fuori Asante, dentro il giovane Biraschi, classe 94, di lui si dice un gran bene all'esordio assoluto in Serie bwin. E poi al 60° Modena pericoloso, ma ancora è bravissimo il portiere Narciso, tra l'altro un ex. Ancora Modena pericoloso, ancora con Cellini che controlla, palla al limite, evita due difensori, calcia il pallone, finisce di poco fuori, gran sinistro di Cellini. Minuto 75, Di Gennaro su punizione dai 25 metri, ottimo sinistro, ottima anche la respinta di Narciso. Passano 3 minuti e Narciso questa volta capitola da calcio d'angolo, il pallone arriva ancora a Cellini, questa volta lestissimo ad insaccare, nulla ha potuto questa volta Narciso, gol numero 12 per l'attaccante in questa stagione. Rivediamo il gol del Modena, si arriva al minuto 91 e il Modena completa la rimonta. Nardini se ne va sulla destra, mette al centro il pallone per Di Gennaro che di testa fa 2-1 a coronamento di una bella prestazione, decimo gol in questo campionato e dunque 3 punti che vogliono dire salvezza matematica per i ragazzi di Bergodi, per il Grosseto che ha accarezzato per lungo tempo la possibilità di vincere allo stadio Braglia e che dunque però dovrà cercare il punto che manca alla salvezza matematica nelle ultime due giornate.